Fernet Branca, carattere dominante. Una tosse così e non prendi niente. Con una tosse così serve Bisolvon Linctus, che scioglie il catarro e ne facilita l'eliminazione. Bisolvon Linctus, soffia via la tosse. È un medicinale a base di bromelzina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Se la tosse persiste, consultare il medico. È nato l'Uomobile, Motor Show di Bologna, dal 7 al 16 dicembre. Pronte a cedere a una tentazione deliziosa. Nuovo rossetto Shine Delicious di L'Oreal. Nuova brillantezza scintillante per labbra brillanti da mordere. Nuovo Shine Delicious di L'Oreal. Cedete pure, perché voi valete. Alfa 147, da oggi anche con l'allestimento Connect. C'è Shusha edizione straordinaria. Ogni settimana in prima serata il nostro reportage sui grandi temi di attualità e tanti ospiti in studio. Dunque vi aspetto venerdì. Non basta una televisione per fare una TV. Un abbonato lo sa. Buonasera, si sblocca la vicenda del mandato di cattura europeo. Risolutivo l'incontro fra il presidente del Consiglio Berlusconi e il presidente di turno dell'Unione, il belga Verhofstadt. L'Italia dice sì e si appresta alle necessarie modifiche della Costituzione e del nostro ordinamento giudiziario. Il primo ministro belga definisce l'accordo un passo importante. Soddisfatto il presidente della Commissione Europea Prodi, dal centrosinistra invece perplessità e critiche. La vicenda è chiusa, il governo conferma il suo impegno europeista e dice sì al mandato di cattura europeo. Parla Silvio Berlusconi dopo l'atteso incontro con il belga Verhofstadt, presidente di turno dell'Unione. Dunque esordisce il Premier, fine delle polemiche. L'Italia al prossimo vertice di Laeken sarà in piena sintonia con i 14 partner europei, ad una condizione: che tutti prendano atto della necessità di adeguare gli ordinamenti giuridici dei singoli paesi. Compito questo, spiega Berlusconi, che spetta al Parlamento. L'esecutivo si rimette al Parlamento, l'esecutivo non ha ricevuto alcun mandato da parte degli elettori per poter essere arbitro di questa situazione, dà il suo impegno agli altri partner europei affinché il Parlamento italiano modifichi i suoi ordinamenti, sia la legge costituzionale che le altre leggi, e che prenda quindi con la sovranità che il popolo gli ha consegnato le decisioni relative alla modifica di questi trattamenti dei diritti di libertà. Mandato di cattura europeo operativo dal 1 gennaio del 2004, Berlusconi chiarisce: nessuna certezza sui tempi. Se l'Italia non dovesse aver completato le procedure di riforma costituzionale, non succederà nulla, e fa l'esempio della Gran Bretagna. Si può stare bene in Europa anche senza aderire alla moneta unica dal primo momento. Il Premier belga si dichiara soddisfatto per l'impegno assunto dal governo italiano, felice per aver trovato una soluzione alla vicenda, e il Presidente del Consiglio sgombera il campo da quelli che definisce equivoci. Ho sentito qualcuno che ha parlato di una nostra volontà di escludere dal numero dei reati la corruzione, la truffa. Tutto questo non viene dal governo italiano, non viene assolutamente dal Presidente del Consiglio. Poi si rivolge all'opposizione e respinge gli attacchi di questi giorni che, dice, non fanno bene al Paese. Se una certa parte politica fosse posseduta da uno spirito un po' meno anti-italiano,
probabilmente le cose potrebbero andare meglio. E da Strasburgo il presidente della Commissione europea esprime soddisfazione. Sono contento, dice Romano Prodi, che l'Europa faccia un passo avanti e che l'Italia non resti isolata. L'Ulivo parla di retromarcia del governo e guarda con preoccupazione il tentativo di condizionare l'entrata in vigore dell'accordo a future riforme costituzionali. Il governo ha dovuto cedere, scrivono in un comunicato i leader del centro-sinistra, fare marcia indietro dal vicolo cieco in cui si era infilato, con grave danno per la credibilità dell'Italia. Non è che ci facciamo una grande bella figura. In altri tempi l'Italia era abituata a trascinare gli altri paesi dell'Europa, oggi siamo al rimorchio purtroppo. A noi sembrava che il governo dovesse rispondere o sì o no. Non vorrei che passassimo dall'isolamento a una posizione insostenibile per il paese, dalla commedia alla farsa. E dai DS arriva un avvertimento a Berlusconi: non pensi di cogliere questa occasione per stravolgere Costituzione e codici al fine di ottenere il controllo politico della giustizia. E la Quercia considera possibile ricorrere al referendum. Anche Rifondazione Comunista è pronta ad opporsi ad ogni modifica della Costituzione in tema di giustizia. Dal centrodestra la soddisfazione del CCD. Follini parla di un accordo giusto, doveroso, persino ovvio per il nostro paese. Da Forza Italia le parole di Schifani. Berlusconi, dice, ha gestito al meglio questa vicenda che presentava molte ombre. È stata difesa la legalità, la sicurezza e i diritti degli italiani contro le menzogne della sinistra. E il ministro Bossi commenta. Ha scelto la via giusta Berlusconi. Ha scelto di, visto che la nostra Costituzione non permette, ha scelto di rivolgersi al Parlamento e al popolo. Quindi la palla, comunque la scelta, la possibilità di scegliere sarà al popolo. Sempre oggi incontro a Montecitorio tra il presidente della Camera Casini e il vertice dell'Associazione Nazionale Magistrati dopo le dimissioni della giunta dell'ANM per protesta contro il documento del centrodestra approvato dal Senato. Un colloquio con un obiettivo su tutti: contribuire a svelenire il clima, a riportare sui giusti binari il dialogo istituzionale sulla giustizia. Il presidente del sindacato dei magistrati, Gennaro, parla di incontro positivo in cui è stato ribadito il no dell'ANM alla separazione delle carriere dei giudici. È stata una giornata difficile per la Fiat in borsa. La terapia d'urto varata dal gruppo torinese per fronteggiare le difficoltà del mercato dell'auto non ha convinto i mercati. I titoli hanno segnato forti ribassi. Il piano ha avuto il pieno appoggio del partner statunitense, la General Motors. Preoccupati invece i sindacati. Il piano anticrisi varato ieri dalla Fiat piace agli americani della General Motors, ma non convince la borsa. Il titolo ordinario lascia sul terreno oltre il 6% dopo che in mattinata le azioni erano anche state sospese, arrivando a perdere più dell'11%. Rimbalza sui giornali di tutta Europa l'eco delle decisioni prese dal gruppo torinese. Tocca all'amministratore delegato Cantarella difendere le scelte fatte, vale a dire l'aumento di capitale da 1 miliardo di euro e il piano di dismissioni. E ancora spiegare che le operazioni finanziarie decise non hanno come obiettivo ridimensionare la quota torinese in General Motors. Il vero obiettivo, dice l'amministratore delegato del gruppo, è dimezzare l'indebitamento entro la fine dell'anno prossimo. Ristrutturazioni e licenziamenti all'estero sono un passaggio obbligato. È un'operazione che coinvolge purtroppo la chiusura di alcuni stabilimenti, ma ho appreso con piacere che non si tratta di unità operanti in Italia, ma operanti in altri paesi. Ma i sindacati non si fidano, denunciano soprattutto l'assenza di informazioni e chiedono un incontro urgente con l'azienda. Il problema vero, dice il leader della CISL Pezzotta, è conoscere i dettagli del piano. Se non si aumentano le quote di mercato, siamo davvero all'ultima corsa, rincara per la UIL Angeletti. Preoccupata anche la CGIL. Ma credo che il problema più rilevante sia la totale assenza nel progetto della FIA di una riflessione, di una intenzione esplicita sul prodotto. Recuperare competitività per un gruppo come la Fiat in un mercato che si restringe è indispensabile, e questa riflessione sul prodotto nel progetto che ieri Fiat ha presentato non c'è. Attende di vedere il piano e i risvolti sull'occupazione anche il ministro del lavoro Maroni, mentre giovedì la questione Fiat arriverà in Parlamento. I vertici dell'azienda torinese saranno ascoltati dalla Commissione Industria della Camera. Sale, anche se di poco, la borsa italiana nonostante la pesante caduta dei titoli Fiat. Scende, anche se di poco, la borsa di New York questa sera dopo il nuovo ribasso del costo del denaro americano. La Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti, ha infatti ridotto i tassi dello 0,25%, che scendono così all'1,75%. Lo ha fatto per spingere l'economia fuori dalla recessione. Siamo a livello più basso degli ultimi 40 anni, è la 11ª volta nel corso di quest'anno che la
la Federal Reserve taglia i tassi di interesse. Tante le notizie oggi dagli Stati Uniti, a 3 mesi esatti dalla tragedia delle Torri Gemelle e del Pentagono, la ricerca di Bin Laden, ma anche all'interno di questo collegamento il punto sulla guerra in Afghanistan. Subito la linea a New York, a Sandro Petrone. Ciao Sandro. Ciao Dario, la notizia principale per gli americani, mentre si commemorano a 3 mesi le vittime degli attentati, è che c'è il primo incriminato, è il francese d'origine marocchina Zacharias Moussaoui, detenuto da agosto e colpito oggi da 6 capi di imputazione per cospirazione. Se non fosse stato in prigione, Moussaoui sarebbe stato il 20° dirottatore, sostiene l'atto di accusa presentato dal ministro della giustizia Ashcroft. Come gli altri 19, Moussaoui si addestrò nei campi di Al-Qaeda in Afghanistan e frequentò la scuola di volo negli Stati Uniti. Ora rischia la pena di morte. In 31 pagine sono ricostruiti finanziamenti e preparativi degli attentatori. In Afghanistan, sul fronte di guerra, intanto gli uomini di Al-Qaeda sarebbero pronti alla resa. Ce ne parla Carlo Maria Lo Savio. I mujahideen penetrano nelle grotte, si addentrano nei cunicoli scavati nella montagna. Le munizioni, abbandonate in fretta e furia dai miliziani di Bin Laden, ora sono il loro bottino di guerra. Fuori solo i segni della devastazione, cadaveri, frammenti di bombe. Le bombe come la terribile Blue 82, sganciate dai bombardieri americani che hanno spianato la strada per la conquista della roccaforte di Tora Bora. I guerriglieri mostrano soddisfatti gli oggetti abbandonati dal nemico. Uno esibisce un biglietto aereo trovato per terra. Ben leggibile la tratta e ci riguarda da vicino. Roma-Teheran e ritorno. Il biglietto è intestato ad un uomo di nome Abdel Fetah. Da qualche ora le armi tacciono a Tora Bora. Gli uomini della legione di Bin Laden avrebbero deciso di arrendersi. Ma il condizionale è d'obbligo, il Pentagono è dubbioso. I comandanti dell'Alleanza del Nord hanno fissato un ultimatum per la consegna delle armi e la resa incondizionata degli uomini di Al-Qaeda. Entro le 8 di domani, le 4:30 di questa notte in Italia. Mi hanno contattato, dice uno dei comandanti. Mi hanno chiesto di non combattere contro di loro perché tutti siamo fratelli musulmani. Gli uomini di Al-Qaeda avrebbero accettato di arrendersi in piccoli gruppi. Li consegneremo alle Nazioni Unite, promettono i mujahideen. Una parte degli uomini di Al-Qaeda in ritirata potrebbe ancora tentare la fuga verso il vicino Pakistan. Il confine nella zona interessata è presidiato da 8-9.000 soldati dell'esercito pakistano. Sul fronte sud c'è ancora un piccolo focolaio di resistenza talebana a Kandahar, all'interno di un ospedale. Il Comitato Internazionale della Croce Rossa per ora non conferma, ma ritiene plausibile la cifra di 1.000 vittime tra i talebani nei combattimenti intorno a Kandahar subito prima della resa. Londra e Washington, Tony Blair ha ricevuto oggi Colin Powell, ancora temporeggiano sul comando e sulle modalità di dispiegamento della forza multinazionale di pace accettata a Bonn dalle diverse fazioni afghane. Il gruppo navale italiano nei pressi dello stretto di Hormuz, nel mare arabico, è passato ufficialmente sotto il comando operativo statunitense. Avrà il compito di controllare il traffico marittimo da e per il Golfo Persico. Osama Bin Laden è fra gli assediati, avevano detto ieri i comandanti dell'alleanza. Ma ora che si parla di resa, correggono, non si sa dove sia. Non siamo sicuri che possa essere qui, non c'è traccia recente. E da Mosca altre fonti afghane aggiungono che non è neppure certo che sia ancora in Afghanistan, perché non si sa abbastanza del sistema di caverne per escludere che sia fuggito verso il Pakistan. E anche il ministro della difesa americano Rumsfeld dichiara che una fuga è possibile, visto che sarebbe riuscita ad almeno un altro capo di Al-Qaeda. Gli americani attendono di vedere il video autoaccusa di Osama Bin Laden, che dovrebbe essere diffuso domani dopo un'accurata traduzione con sottotitoli, secondo le indicazioni di Bush. In serata inoltre si è appreso da indiscrezioni che il presidente vuole annunciare probabilmente giovedì che l'America intende ritirarsi dal trattato di difesa missilistico ABM del 1972, e questo per sviluppare un sistema di difesa antimissili. Gli alleati hanno messo in guardia Bush che il passo potrebbe innescare una corsa agli armamenti nucleari. Bush intanto stamattina ha presieduto alle commemorazioni per le vittime che, oltre che negli Stati Uniti, si sono svolti in numerosi paesi del mondo. Il servizio di Claudio Angelini. Una cerimonia divisa in tante fasi commoventi che hanno unito gli abitanti di 80 paesi del mondo nel ricordo di quell'11 settembre.
Tre mesi dopo, al dolore per quel delitto contro l'umanità, si è aggiunto l'orgoglio di una reazione sorprendente, fatta di dignità e solidarietà. Alle 8.46, ora dell'attacco alla prima torre gemella, il tempo si è come fermato alla Casa Bianca, al Pentagono, al Ground Zero di New York e nei silenzi dello spazio sulla stazione orbitante Endeavour. Ognuno degli innocenti che sono morti quel giorno, ha detto Bush, era la persona più importante della Terra. Ogni morte ha estinto un mondo. Noi ricorderemo sempre dove eravamo e quello che abbiamo sentito dentro di noi. Ricorderemo sempre di essere in debito verso di loro. Ricorderemo quello che abbiamo perso e quello che abbiamo trovato. Contemporaneamente, nel luogo del disastro, centinaia di poliziotti e di vigili del fuoco si stringevano attorno al sindaco Giuliani e al governatore Pataki mentre si diffondevano le note della canzone Lascia che ci sia pace sulla terra. Un altro luogo ferito, il Pentagono, dove Rumsfeld ha detto che tre mesi fa qui morirono 184 persone perché erano americani, figli e figlie della terra, della libertà. Dallo spazio, quasi a proteggere tutte queste cerimonie e a riunirle in una sola grande preghiera corale, giungeva un altro messaggio dagli astronauti americani e russi della stazione Endeavour, piena di bandiere a stelle e strisce. Noi ricorderemo questo giorno, ha detto il comandante Yuri Onufienko, sino alla fine del tempo. Anche a Roma, con una cerimonia all'ambasciata americana, sono state commemorate le vittime dell'11 settembre e a Palazzo Chigi incontro fra il presidente del Consiglio Berlusconi e il nuovo ambasciatore Melvin Sembler, che ieri ha presentato le credenziali al presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi. Ambasciata degli Stati Uniti a Roma, 14.46, le 8.46 di New York, ora in cui tre mesi fa iniziò l'attacco alle Twin Towers. Una foto ricorda il lavoro dei pompieri a Ground Zero. La banda della Sesta Flotta esegue gli inni nazionali e il silenzio. Cerimonia semplice, per non dimenticare l'11 settembre, quel giorno maledetto che ha cambiato il mondo. Ci sono i presidenti del Senato Pera e della Camera Casini, rappresentanti del governo, il presidente della Regione Lazio Storace. Apre l'ambasciatore americano Mel Sumner. Ricorda le 3.000 vittime di ogni razza e fede religiosa. Ringrazia l'Italia per il sostegno ricevuto e dice: non ci fermeremo fino a quando non avremo sconfitto il terrorismo. Poi il presidente del Senato. Parla in inglese Marcello Pera e nel ricordare quei morti sottolinea come quell'atto inumano sia stato perpetrato contro i valori di tutti. Contro la libertà, la solidarietà, la democrazia e la tolleranza. Ma aggiunge: non abbiamo paura e la guerra al terrorismo sarà vinta. Le parole lasciano il posto alla commozione. Le note di America the Beautiful chiudono la cerimonia. America, America, God shall... Ai pompieri di New York il dono di un presepe da parte del governo italiano. Un presepe del Settecento napoletano al glorioso corpo dei vigili del fuoco di New York. Lo ha donato il nostro ministro al commercio estero Urso, che ha avuto una serie di incontri con esponenti del mondo economico americano ed ha rappresentato il governo italiano alla cerimonia che si è svolta al Ground Zero per ricordare le vittime dell'11 settembre. Tre mesi dopo quel terrificante attentato che ha scosso, impaurito il mondo, possiamo però dire che il peggio è passato, che gli Stati Uniti e la coalizione internazionale a cui partecipa anche l'Italia stanno riuscendo a soffocare i focolai del terrorismo. Avremo ancora altri mesi di impegno, ma ci riusciremo. Parliamo anche del suo viaggio a Washington. Lei ha avuto due incontri importanti, uno con il ministro per il commercio estero americano Zelli, l'altro con un senatore repubblicano molto noto, Hyde. Ecco, ci può dire quali sono stati i temi? Ho incontrato il ministro del commercio estero Zelli, con cui ho approfondito lungamente le tematiche inerenti ai rapporti commerciali tra i due paesi, anche le controversie che esistono, per esempio quello sulla pasta, sull'acciaio. E ho potuto prendere atto con lui della reciproca volontà degli Stati Uniti e dell'Italia di trovare la soluzione politica nel reciproco interesse. E con Aida avete parlato anche di giustizia, se non sbaglio. Sì, gli Stati Uniti sono felici, soddisfatti, come stia operando nel campo della giustizia. E Aida ha definito il nostro governo un governo amico e leale, e il nostro paese un forte alleato. La memoria del disastro, le speranze nel futuro. C'era anche un ministro del nuovo governo afghano di transizione per discutere degli enormi sforzi che serviranno per ricostruire l'Afghanistan. Il tutto a Roma in un convegno promosso dalle donne della CISL.
Dunque, allora, c'è un problema con questo servizio, vediamo di recuperarlo per passare adesso a un altro tema delicatissimo sullo scacchiere politico e diplomatico internazionale. Infatti l'attenzione della diplomazia internazionale è puntata anche sul difficile processo di pace in Medio Oriente. Poco fa la notizia che due poliziotti palestinesi sono stati uccisi e altri quattro feriti in un raid di elicotteri israeliani nella striscia di Gaza. A Roma il ministro degli esteri israeliano Peres ha ricevuto prima da Ciampi e poi da Berlusconi. Al presidente Ciampi, che gli chiede quando ci sarà una tregua nella nuova ondata di violenza che scuote il Medio Oriente, Shimon Peres risponde che i rappresentanti delle due sicurezze, israeliana e palestinese, stanno per incontrarsi alla presenza del mediatore americano Anthony Zinni e che ci sono buone speranze per un cessate il fuoco. Più tardi viene smentito dalle notizie che arrivano da Israele. L'incontro non c'è stato, le posizioni tra le due parti sono ancora lontanissime. Ma dirà poi ai giornalisti il ministro degli esteri israeliano: chi lavora per la pace non può gettare la spugna. E così ben venga l'approccio pragmatico del presidente Berlusconi al problema medio orientale. L'Italia è pronta a stilare un piano economico per l'area, una sorta di piano Marshall da presentare al G8 e all'Unione Europea. Proposte di idee concrete per aiutare i palestinesi a creare le strutture necessarie allo sviluppo, perché, concordano Peres e Berlusconi, la soluzione dei problemi politici è da cercare nel campo economico. E anche il terrorismo, dice Peres, trova terreno fertile nelle realtà deboli, corrotte e disorganizzate. Ma l'autorità palestinese, aggiunge Peres, deve decidere da che parte stare, se con o contro il terrore. L'Europa chiede ad Arafat di mettere fuori legge Hamas e la Jihad. Il vecchio leader è in grado di farlo? Israele lo considera ancora un interlocutore credibile? Shimon Peres crede di sì, ma nel governo israeliano sembra che pochi la pensino ormai come lui. Una condanna senza appello al terrorismo viene oggi dal Papa, ma anche l'invito a coniugare la giustizia con il perdono. In questi che ha definito tempi burrascosi, Giovanni Paolo II ricorda che non c'è pace senza giustizia, ma anche che non c'è giustizia senza perdono. E adesso abbiamo recuperato il servizio sulla ricostruzione in Afghanistan. Afghanistan anno zero. Dopo 23 anni di guerra ininterrotta, il sistema di irrigazione trasformato in cunicoli per sfuggire al nemico, gli ultimi 15 anni di voluta accanita distruzione di ogni segno della odiata civiltà occidentale, ci vorranno sforzi enormi per la ricostruzione. Se ne rende ben conto il ministro Amin Farag, che ha rappresentato alla conferenza di Bonn il gruppo del re ed è stato nominato appunto ministro per la ricostruzione. Ci sono tutte le infrastrutture distrutte, dice. Bisogna cominciare da qui. Senza l'aiuto straniero non potremmo mai farcela. A Berlino è stata stanziata una prima tranche di 10 milioni di dollari per il periodo del governo di emergenza e c'è l'impegno a non abbandonarci dopo. Chiedo al ministro che ne pensa delle divisioni già emerse nel suo paese. Non credo che siano importanti. Tutti, militari e civili, sanno che senza la pace non ci potrà mai essere un avvenire per l'Afghanistan. Il ministro Farag, che gli è vicino, conferma che Reza Shah sarà a Kabul per la Loya Irga fra 6 mesi. È ottimista sulla tenuta della tregua fra le componenti armate, ma per garantire la sicurezza sarà necessaria una forza multinazionale sotto l'egida dell'ONU, della quale non devono far parte i paesi vicini. Pensioni e legge finanziaria, il governo ha fissato i criteri per l'aumento a 1 milione delle pensioni più basse. Da gennaio aumenti per gli anziani con redditi sotto i 13 milioni annui. Se invalidi totali l'aumento scatterà dai 60 anni, per gli altri dai 70 anni. Ma questo limite di età può scendere sino a 65 anni se nel passato sono stati versati contributi previdenziali. Il governo europeo di Bruxelles ha bocciato la legge sugli sgravi fiscali alle banche che si sono fuse fra loro. Le banche italiane dovranno così rimborsare allo Stato le somme che non hanno versato. Secondo il commissario Monti, le norme fornivano un vantaggio discriminatorio alle nostre banche, colpiti soprattutto i maggiori gruppi creditizi. L'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, fa sapere che la decisione è ingiusta e annuncia ricorsi. Non sono solo le banche italiane comunque a piangere, dalla Commissione europea arriva anche una multa salata per 5 grandi banche tedesche accusate di non aver rispettato la concorrenza.
Estorsione e voto di scambio sono i reati contestati dalla procura di Catania a 44 persone sospettate di legami con la mafia. Indagati anche Vittorio Cecchi Gori e il parlamentare di Alleanza Nazionale Basilio Catanoso, che si dicono innocenti. Voti in cambio di soldi, ma anche di promesse per la concessione di appalti e di commesse pubbliche. Sono una decina i politici finiti nell'inchiesta della procura antimafia di Catania, che ha portato all'emissione di 44 ordinanze di custodia cautelare. Quello relativo al voto di scambio è solo un troncone di un'operazione più vasta che è servita a decapitare i clan della zona ionica etnea. Boss e gregari accusati di rapine, estorsioni e altri gravi reati. Lo scalpore maggiore lo ha suscitato naturalmente l'indagine sulla compravendita di voti. Il deputato di Alleanza Nazionale, Basilio Catanoso, indagato dalla procura, si è autosospeso dalla Commissione Nazionale Antimafia di cui fa parte. Avrebbe cercato voti per un candidato alle comunali di Acireale. Catanoso respinge ogni accusa e ha ricevuto la solidarietà del suo partito. Altro personaggio di spicco finito nell'inchiesta è Vittorio Cecchi Gori, il proprietario della Fiorentina. Alle scorse politiche si candidò per l'Ulivo nel collegio di Acireale, ma non venne eletto. In quel periodo tentò anche di comprare la locale squadra di calcio che milita in C2. Secondo l'accusa, Cecchi Gori avrebbe offerto 20 milioni a un capotifoso in cambio di voti. La sua casa a Roma è stata perquisita all'alba e sabato sarà interrogato dai magistrati catanesi. Condannate Erika e Omar per il massacro di Novi Ligure. Il pubblico ministero ha chiesto 20 anni per la ragazza e 16 per il suo ex fidanzato. Processo con rito abbreviato, venerdì la sentenza. 20 anni ad Erika, 16 ad Omar. 10 mesi dopo il massacro di Novi Ligure, l'accusa parla, analizza, elenca e chiede il carcere. Lo fa Livia Locci portando verbali, mezza missioni, soprattutto il lavoro che ricostruisce la morte di Susi Cassini e di Gianluca. Una morte a coltellate, tante, troppe, la fredda sera di un mercoledì maledetto, il 21 febbraio. Un lavoro che i carabinieri della RIS di Parma hanno messo insieme sul computer dopo 5 sopralluoghi. L'aggressione, i movimenti di Erika e di Omar, la fuga disperata di Gianluca, insomma il massacro, i coltelli, i guanti, tutto. Un delitto che per l'accusa è stato studiato, preparato, compiuto a freddo. Certo, ci sono le due verità, quella di Omar, quella di Erika, ma per il pubblico ministero non aggiungono nulla ai fatti, cioè a due vite spezzate, quasi senza ragione. Spezzate, secondo i suoi periti, da due giovani in grado di intendere e di volere, allora come ora. Lei, Erika, carattere forte, lui, Omar, succube della ragazza. In aula papà Francesco De Nardo, non i genitori di Omar. Genitori che ancora cercano il perché di una incredibile tragedia. E poco distante, loro, Erika ed Omar, che aspettano la sentenza. Fratellini di 6, 9 e 11 anni, una piccola gang bloccata da una volante della polizia mentre tentava di scippare un'anziana signora in provincia di Enna. In 3 hanno meno di 30 anni e già una consumata esperienza di ladri, 3 inseparabili fratellini di Piazza Armerina che hanno imparato ad una sola scuola, quella spietata della strada, 6 anni il più piccolo, 9 quello di mezzo, 14 il più grande, l'unico che ha avuto il doloroso onore delle manette. I poliziotti li hanno presi a colpo sicuro pochi minuti dopo l'audace o incosciente scippo di una donna di 75 anni, bottino ricco 2 milioni e mezzo, le pensioni della signora e del marito appena riscosse all'ufficio postale, roba da professionista. La segnalazione al 113 parlava di 3 ragazzi, ma quando gli agenti hanno incrociato i 3 bambini vestiti come testimoni e avevano descritto gli autori del misfatto, non hanno avuto dubbi, li hanno fermati e perquisiti. Nelle loro tasche c'era ancora il malloppo, l'unica ingenuità forse. Del resto quei 3 sono quel che si dice una vecchia conoscenza degli uomini del commissariato. Appena un anno fa erano stati bloccati poco dopo che avevano tentato senza successo di svaligiare un appartamento del centro. Il tribunale dei minori di Caltanissetta dispose di affidare i più grandi a un istituto. Da lì erano fuggiti da qualche giorno ed erano tornati in famiglia col padre nel turbino pregiudicato, la madre casalinga e gli altri fratelli. Infanzia rubata, si direbbe di loro, è un futuro che pare già scritto, scuro come la notte. Dopo una serie di denunce, alla fine Vanna Marchi, la decana delle vendite televisive, è stata indagata e con lei la figlia Stefania e il mago Nascimento. L'accusa è truffa ai danni dei telespettatori. In mancanza di meglio, la figlia di Vanna Marchi si è ripresa con noi giornalisti dicendo che è giusta la taglia che in Afghanistan i talebani avevano messo appunto sui giornalisti. Complimenti.
Telespettatori un po' creduloni, numeri all'otto, pratiche esoteriche come il malocchio, ma anche vere e proprie estorsioni. Contiene tutti questi ingredienti, il fascicolo aperto dalla Procura di Milano a carico di Vanna Marchi, la regina delle televendite, di sua figlia Stefania Nobile e del mago brasiliano Mario Don Nascimento Pacheco. Alle loro abitazioni, alle sedi delle loro società, la Asce e la Nidene, hanno bussato stamane gli uomini del nucleo provinciale della Guardia di Finanza di Milano. Per ore hanno perquisito case e uffici, uscendone poi con del materiale giudicato molto interessante. Computer, documenti, ma anche un gran quantitativo di sale, forse proprio il fantomatico ingrediente magico per scacciare la mala sorte. Secondo il magistrato titolare dell'inchiesta, i tre riuscivano a raggirare ignari i telespettatori, prima facendo credere di poter indovinare i numeri estratti al lotto in cambio di denaro, 100-300 mila lire, poi pretendendone ancora, sempre per presunti numeri fortunati. In caso contrario si passava alla minaccia. Influenze sfavorevoli avrebbero colpito chi si sottraeva. A questo ci pensava il mago. L'accusa è quella di associazione a delinquere finalizzata alla truffa e all'estorsione di denaro. Diverse decine di milioni, si sospetta. Quasi due anni fa il caso fu sollevato da Rai 3 nella trasmissione di Pietro Marrazzo. Più recentemente anche da Striscia la Notizia. La sua lotta contro la leucemia l'aveva resa pubblica con una lettera ai cittadini. Italo Falcomatà, 58 anni, dal 1992 sindaco di Reggio Calabria, è morto questa sera dopo un brusco peggioramento dovuto a un blocco renale. I cittadini di Reggio lo avevano confermato con ampio consenso nelle elezioni dello scorso aprile. Calendario 2002 della Polizia di Stato, illustrato dai disegni di 12 bambini, sarà messo in vendita e il ricavato finanzierà un progetto UNICEF per la Cambogia contro gli abusi sui minori. Disegnato da bambini per altri bambini, è il calendario 2002 della Polizia di Stato, 12 illustrazioni per altrettanti artisti in erba che matita alla mano raccontano il poliziotto di oggi. Il calendario sarà messo in vendita e il ricavato finanzierà il progetto UNICEF per la Cambogia contro gli abusi sui minori. Il titolo è inequivocabile, il poliziotto un amico in più. Un amico visto con gli occhi di 12 bambini di quarta e quinta elementare scelti quest'anno tra gli studenti di ben 26 città italiane. Ci vedono come personaggi più grandi, poliziotti e poliziotte vicini ai bambini, amici, capaci di capire i loro bisogni, di rassicurarli, essere una presenza amica. Ecco, io credo che il bambino alla fine di questi 12 disegni potremmo dire che ci vede come un loro amico. E d'altronde era l'obiettivo che noi ci siamo prefissi lanciando l'anno scorso questo progetto un poliziotto amico in più e riproponendolo quest'anno come seconda edizione in oltre 30 città d'Italia. Per le madri e i bambini colpiti dall'AIDS, per sfamare e istruire centinaia di piccoli in condizioni di vita drammatiche, in Mozambico nasce un progetto della comunità di Sant'Egidio insieme con i frati dell'Antoniano di Bologna. In Mozambico il 14% della popolazione adulta ha l'AIDS. I bambini infettati sono oltre 134.000, ma le più colpite sono le donne. La trasmissione diretta del virus tra madre e figlia supera di gran lunga quella sessuale. Ecco perché la comunità di Sant'Egidio ha deciso di puntare soprattutto sull'assistenza di 10.000 donne in gravidanza. Ma nel piano di lotta contro l'HIV presentato dalla comunità di Sant'Egidio, grande spazio hanno l'istruzione dei medici e degli infermieri, la creazione di centri per la diagnosi e cura dell'AIDS, l'educazione sanitaria alla popolazione. L'obiettivo è ridurre il totale delle persone infette e salvare soprattutto i più piccoli. A questo stesso impegno è dedicato il fiore della solidarietà dei frati minori dell'Antoniano di Bologna. Il progetto di intervento concreto è collegato con lo Zecchino d'Oro, che con il laboratorio di analisi ed il centro nutrizionale che verranno costruiti in Mozambico, compie il suo 10° compleanno per correre in aiuto dell'infanzia in pericolo o in grave difficoltà. L'amministratore delegato delle Ferrovie Giancarlo Cimoli da oggi è anche presidente della Comunità delle Ferrovie Europee, l'associazione che raggruppa le imprese ferroviarie dei paesi dell'Unione Europea e di quelli candidati a farvi parte. Turismo in crisi, la gente che ha paura di viaggiare ma non per tutti tira una brutta aria. La formula vincente è turismo e benessere termale, vacanze rilassanti dietro l'angolo. In questo settore siamo primi al mondo, una formula che si valorizza al massimo quando si mettono insieme albergatori e commercianti privati, enti locali e amministrazioni pubbliche. È il caso, ad esempio, delle terme di Abano e Montegrotto, immerse nel verde dei colli euganei. Pubblico e privato lavorano insieme e i risultati si vedono.
1.300.000 presenze nel 2000, oltre la metà stranieri, più 15% quest'anno. Per fine anno non c'è un posto libero. Una formula per ora unica che potrebbe essere ripresa. Se ne è parlato oggi a Roma, presenti i massimi operatori del settore. Pubblico e privato gestiscono insieme, in un consorzio nato 4 anni fa, l'intero business, dalla promozione alla politica territoriale. Enit e Federterme sono d'accordo. Il modello di Abano Montegrotto può fare scuola. Calcio senza tregua, ancora si parla della domenica di campionato e già le squadre tornano in campo per la Coppa Italia. Stasera Udinese-Parma, Friulani senza Oxon in panchina. Sfida tra panchine calde nell'andata dei quarti di finale di Coppa Italia. Udinese e Parma pareggiano 1-1. L'Udinese è affidata al preparatore dei portieri Zampa in attesa dell'insediamento di Ventura al posto del dimissionato Hodgson, mentre Passarella gode ancora della fiducia della società emiliana. Prima azione importante dell'Udinese al 25esimo. Iaquinta ignora Di Michele, meglio piazzato di lui, e da attaccante un po' egoista prova la soluzione personale. Cannavaro si sgancia in zona d'attacco e solo il balzo di De Sanctis impedisce al suo colpo di testa di finire in gol. Il portiere friulano è però costretto ad arrendersi al 38esimo sul sinistro di Marchionni, pronto a sfruttare un rimpallo da azione di calcio d'angolo. Udinese più pressante nella ripresa, prima il palo esterno di Iaquinta, poi il pareggio spettacolo al 28esimo di Di Michele, che lascia sul posto Getù e brucia Taffareo. Purtroppo serata negativa per il capitano dell'Udinese, Valerio Bertotto, che dopo un colpo di testa, ricadendo, ha riportato un serio infortunio al ginocchio sinistro. Domani ancora un incontro per l'andata dei quarti di finale, Roma-Brescia, e nel pomeriggio a Torino si recupera il ritorno degli ottavi tra Juventus e Sampdoria. Un libro e una serata dedicati al nostro inno nazionale, al Teatro Valle di Roma, con tante personalità del mondo della politica, della cultura e dello spettacolo. È stato presentato Fratelli d'Italia, edito da Mondadori, che racconta la storia segreta e le varie vicende legate al nostro inno nazionale. Il libro, scritto da autori vari, rievoca anche la vita di Goffredo Mameli, autore del testo, e di Michele Novaro, autore delle musiche. Naturalmente ampio spazio è stato dato alle esecuzioni dell'inno nelle sue varie versioni. Alla fine tutto il pubblico si è alzato in piedi a cantare Fratelli d'Italia. Esposte a Strasburgo nella sede del Parlamento Europeo alcune delle principali opere dello scultore Giacomo Manzù, un contributo italiano all'Europa della cultura. La donna che guarda, quasi un simbolo dei grandi obiettivi politici e sociali che l'Europa vuole e deve raggiungere. E quale sede migliore per questo messaggio di speranza e di pace presente in tutte le opere dello scultore Giacomo Manzù che il Parlamento Europeo di Strasburgo. Lo stile inconfondibile in questa Tebe seduta, come nell'altra, Tebe che cade, il cestino di frutta dai chiari richiami caravaggeschi, tutte le opere sono un simbolo dei valori che l'artista vuole trasmettere. E questa mostra, come spiega il ministro dei beni culturali Giuliano Urbani, ha un suo scopo specifico. Perché Manzù rappresenta, fra gli artisti italiani del Novecento, uno degli artisti che fanno più convivere le radici di italianità con una grande dialogo con i maggiori aspetti dell'arte europea contemporanea. Tra gli organizzatori della mostra, il capogruppo di Forza Italia, Tajani. Un messaggio di pace, era un uomo di pace Manzù, in questo momento il mondo ha bisogno di pace e abbiamo individuato in Manzù l'artista più adatto ad inviare questo messaggio positivo. Ma la mostra è stata anche l'occasione per presentare il numero monografico che la rivista Ideazione ha dedicato all'artista. Il TG2 finisce qui, torna domattina alle 10.30, grazie per essere stati con noi, buonanotte. Si terrà martedì, dopo il vertice di Laeken, il dibattito